E schietto in bocca per Di Bello, finisce qui. Empoli-Juventus è storia, firmata la Juve. Niente di più lontano da ciò che mi aspettavo. Posso essere onesto? È una cazzata quella che ho appena detto. Però, cavo giocato, che avevo suggerito X2 più under 3,5. Sì, 0-2 è il risultato finale che mi aspettavo. Però, dobbiamo pur sempre essere umili e onesti nel ricordare che sì, una squadra forse con 200 milioni in meno di giocatori 5 mesi fa ti faceva dei filotti di 4 partite senza segnare. Torino-Juve 0-0, Juve-Genoa 0-0, Lazio-Juve 1-0, Inter-Juve 1-0, Juve-Udinese 0-1, Juve-Salernitana 1-1 con gol al 92esimo di Rabiot. Quindi non è passata un'eternità da quell'epoca. Non possiamo pensare che i primi 95 minuti, ma neanche, perché sono 60 più 15 di Nico Gonzalez, si tramutino in un gol. Potevano tramutarsi in un assist e rischiamo lo stesso discorso di prima, ovvero che la Juventus oggi avrebbe vinto solo laddove ripetesse quell'annata dove a Empoli ci vinciamo perché Matuidi dà una palla a Cristiano Ronaldo che da 35 metri da fermo la tira sotto l'incrocio, un missile, e lì un c'è Vasquez con gli Cizze, Ismaili che tenga, lì la vinci. Non c'è situazione proprio diversa, oppure ti deve servire il piazzato, il colpo di testa di Gatti un pochino più angolato, il rimpallo che porta Danilo ad aprire le partite, perché l'anno scorso forse il 70% delle partite dove abbiamo trovato marcature multiple, uno lo segnavi da piazzato. Raramente la Juve non riusciva a fare dei gol, palla a terra, assist, la passo a me, te tiri gol. Quello che avevamo già visto in quelle prime 6 reti, di cui un rigore, erano 5 gol e assist, che in realtà, con palla a terra, non so in quante partite lo raccoglievamo l'anno scorso. Siamo partiti peggio dello scorso anno, molto bene. Eravamo al terzo anno di allenatore, qui siamo al primo, siamo al primo pezzo di torta. Quindi io oggi sicuramente vado a punta al dito. Sicuramente, perché io non sono figlio di Thiago Motta, non sono figlio di Allegri, non mi paga nessuno per essere difeso, non mi sponsorizza nessuno, non conosco nessuno della Juve, non ho nessuno che è lì nel mio libro paga, no, no, devi parlare bene, perché se non parli bene ti veniamo a dire qualcosa, perché poi te lo scordi il posto allo stadio, che ti fanno, diciamo, entrare, ti facciamo stare lì, no, assolutamente non funziona così, siamo onesti e non ho da dire queste cose per difendere una situazione. Oggi abbiamo giocato a chi riusciva a far passaggio più corto, perché poi non ci siamo mai arrivati a cambiare il gioco. C'è stata una fiammata, una, Nico che entra dentro, sventagliata, Vlahovic addosso al portiere. Poi che c'è stato? C'è stato un attimino quel fumino, cambiato cross con Mainz che si allunga, che fa parare al portiere. Nulla. Oggi ancora non abbiamo capito probabilmente che tipo di giocatore è Nico Gonzalez, in che posizione si può trovare meglio, perché ad oggi da esterno non ha mai puntato l'omo, ha fatto soltanto paura quando veniva ad accentrarsi, quindi quasi nella figura del trequartista. Si è visto sempre però l'intervento di Thiago Motta nelle posizioni, nel tentativo di andarle a vincere queste partite, anche ruotando dei giocatori, Fagioli a destra, Kalulu al centro, con Miners a destra. Ci abbiamo provato a reinserire Mbangula in questo momento. Oggi purtroppo alla lunga vengono fuori i limiti. Nelle prime due saltavamo due assist, un gol e un rigore procurato. Ora saltiamo che cosa? Contropiedi buttati e situazioni sbagliate. Ragazzo del... ecco, tutto abbastanza normale. Già l'aveva detto. Empoli-Juve. Prendiamo l'Empoli-Bologna dello scorso anno. 0-1, conduce palla Calafiori al 94esimo, palla al piede, tira a respinta del portiere Fabian Gol. Quindi, cos'è il calcio? Forse non è altro che questo, dove poi alla fine anche tutto quello che crei deve sempre averci dentro la tua rosa, gente coraggiosa, gente che abbia personalità nel portare il pallone. Oggi la partita la dovevi quasi perdere. Nel computo totale giustissimo il pari, non meritavi di vincere solo perché vedi 7,5, perché alla fine poi l'Empoli è stata la prima squadra a farci male e basta con sta storia che ancora ci sono ancora categorizzate squadre forti e squadre deboli. Alla prima difficoltà non esiste, l'Empoli ha battuto la Roma, l'Empoli ha fermato il Bologna, forse questa cosa non si può manco più dire perché il Bologna ormai lasciamo perdere. Il Verona ha fermato quel che ha fatto ogni partita, ogni avversario. In questo campionato, quando sei all'inizio di un ciclo dove vuoi cercare molta qualità, ma non ce l'hai la ciccia davanti alla porta, ci devi arrivare
facendo mille giri, mille discorsi, ti manca la praticità, non ce l'hai il Bellingham dietro Vlahovic, non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di giocatori che cercano di arrivarci in altri modi, con altri movimenti. Succede che queste partite capitano, capitino, e sono 4 senza prendere gol come un capitava da 10 anni. Non è un dato che ci si fa sorridere, perché quando io li ricordavo gli scorsi anni, onestà, non li guardava in faccia a nessuno, non gliene fregava niente a nessuno, li stavo a ricordare. Oh, e clean sheet quest'anno stiamo a fa come i best time ever. Sti cavoli, perché poi la proposta era palla da piazzato, spizzata, testa, go, Milik, 1-0 con Lecce, e così si vince mille partite. Un po' a tira improvvisa, senza costruire mai nulla. Quindi io ad oggi di certo posso recriminarti il fatto che oggi sono 2 punti persi. Goglicizze, Ismaili, Viti, Vasquez, Grassi, Malè, Henderson, Ekong, Jasi, Esposito, Colombo. Hanno fatto una partita incredibile tutti questi nomi, Pezzella non escluso. Abbiamo dei giocatori che per caratteristiche stiamo impando a conoscerli adesso. Nico nell'uno contro uno, Gianno e la Fiorentina li tentava pochi. È dovuto arrivarci UEA dalla panchina, reduce da un infortunio che non poteva giocare dall'inizio, mentre Nico reduce da 2 partite a nazionale, da un problemino, schierato un campo, perché anche lì facciamo di necessità virtù, vediamo che in questo momento può essere più comodo lui, perché è un giocatore che ti deve iniziare, non ti deve subentrare, l'abbiamo visto anche con la Roma, perché se no non si cerca la sua posizione, è più giusto e logico che entri un Conceição e un Weah dalla panchina. I difensori restano i migliori in campo. Non è cambiato niente, è cambiato soltanto il modo in cui vogliamo provare a segnare. Prima ci si riusciva dagli angoli, non ci siamo riusciti per questione di un colpo di testa più in là. Perché siamo onesti, Gatti fa gol di testa, di che parliamo? 1-0 e avem vinto. Poi per il resto c'era comunque qualcosa da ragionarci. Quindi è anche giusto, è anche normale e fisiologico che la Juventus ad oggi abbia questi problemi. Secondo me il plus, non lo dico per fare disfattismo, ma aver fatto già 8 punti su 12 nelle prime 4, in un percorso dove tu parti dal basso e devi scalarlo, questo Everest. Everest che si chiama superare i 71 punti dello scorso anno, i 72-70, la nostra media dell'ultimo trimestre, anzi dell'ultimo periodo, il triennale, se può dire. Quello che vi pare, non so dove sarà la cima dell'Everest, non so quanto sarà, ma è l'inizio di un percorso dove ad oggi lo hai visto, o riesci tu a imbroccare la prima situazione buona e con la pressione ci arrivi. Oggi anche molto timidi, molto incerti, lo vedevamo forse quante volte cozzarsi addosso con Miners e Douglas Luiz, quante volte anche lì giocatori che cercavano il passaggio, Nico e Kopp, che non si trovavano, non si intendevano. Ci vuole del tempo, il tempo ci è voluto per tutte le squadre, ci è voluto per l'Inter di Inzaghi. Quindi io per una volta, anche se c'è sempre della roba da doverci rimanere un po' così, ovvero arrivare a Juve-Napoli, dove il Napoli può avere 9 punti, anche se non è niente di fattibile. Io domani, se dovesse vincere il Cagliari, andrò ad elogiare quello che farà il Napoli contro una difesa a 3, che non è niente di diverso da quella che è formata oggi da Ismaili con gli Cizeviti, ovvero Zappa più Luperto più Mina, né più né meno. Quindi le partite in Serie A devi vincere se c'hai le idee chiare, il gioco chiaro, ma anche alla fine la voglia di avere più qualcosa di logico. La Juve sembra che giochi in modo logico, lo fa a 3 all'ora, si vede che comunque cerca di fare delle cose sensate. Nel finale comunque palla ha cambiato, un po' come se fosse Andrea Pirlo, perché poi per il resto i giocatori che avevano la voglia di prendere il pallone e andare in avanti e indietro, che avevano ancora un po' di motore, di energia nelle gambe, forse la bicicletta e quest'estate l'aria tedesca l'ha assorbita solo lui. I difensori centrali neanche più mi sorprendo, sono quello che sono. Il portiere oggi ha parato, ha subito, ha tirato, ci sono entrati dentro questa volta. E niente, Thuram l'abbiamo visto ancora abbastanza anciabato, abbastanza scalzo. Che dovevi fare per vincerla? Metti come quinto cambio McKenny o Azic, che sono giocatori dietro la punta? Beh, in delle partite capiterà anche che ci sarà bisogno di capire che Vlahovic, quando non va bene, va tolto. Ma ad oggi non puoi togliere, perché quello che lo prende il suo posto è il 2005, perché il signor Milik è più fuori che dentro. Quindi quando vedo che poi nei voti di mercato non siete contenti, se do 8,5 dovevo dare 10 al mercato della Juve, ti dico sempre che purtroppo con un Milik in rosa, lungo tenente degli infortunati, non hai quella roba lì, perché poi alla fine si può dire sì, l'Inter gioca a 2 punte, è normale ce n'abbia 4, però appunto sono poi i responsabili di un qualcosa che deve tramutarsi in gol. Qui alla fine non vedo manco il trequartista nella Juve, vedo Yıldız sì che prova le sue giocate, i suoi dribbling, ma in queste partite, in quelle sporche dove io magari oggi mi veniva da Dio, la Juve
si è dimostrata che oggi, anche con una vittoria corta, la sfanga solo con le piccole, ma magari le piccole sono allora il 60% di questo campionato, ci facciamo 60 punti e passa solo con loro. Magari fosse veramente così facile per poi vincere 6 sconti diretti su 14 e allora avere quegli 80 punti che ti bastano e vincere lo scudetto. Non è così, è più logico vedere questi dati offensivi adesso che più avanti. I difensivi sono questi, sono ovviamente di una squadra che oggi secondo me il gol non l'ha subito, anche perché eravamo più bassi del solito, meno coraggiosi del solito, molto piazzati, molto in difesa, molto accorti, non si capiva bene quando Douglas dovesse andare e Coppa andare, rimanevano in linea, incerti nelle giocate, incerti, c'è chi ha avuto nazionali, c'è chi ha fatto pochi allenamenti ancora, perché Nico ha buttato un campo con la Roma, fatto quel che ha fatto con l'Argentina, Ri è qui, si riceve col PSV, ragazzi, non è e non sarà facile. L'esaltazione nasceva dal punto che, a prescindere da tutto, l'aria che continua a vivere e a respirare è sempre diversa da perché era prima, che l'abbiamo cambiata, che era comunque un qualcosa dove prima morivi sempre nello stesso modo, ripetutamente da 3 anni. Quindi in questo momento preferisco lo 0-0 con Thiago Motta che l'1-0 dove Gatti prende la porta 3 cm più a sinistra, buca le mani a basket se si vince 1-0. Magari giocando con il percentuale di possesso palla totalmente dalla loro e non facendo nient'altro. Preferisco tutto questo, perché tanto so dove riandava a sbattere. Poco da fare. Avremo un futuro, riusciremo ad avere altri sbocchi. Non ha giocato Savona, non ha giocato Cabal. Stiamo cominciando a vedere per la prima volta dei giocatori. Vedremo anche Danilo prima o poi entrare in queste rotazioni, perché Gatti, per quanto oggi se la senta, dovrà anche poi subire dei cambi, delle rotazioni, come tutte le squadre. Io non ho altro da dire, se non, davvero, un po' ci sto male, ma alla fine, per me, dopo anni, fisiologico quello che sto vedendo. Fisiologico, prassi, non cose forse così da dire, vabbè, allora giocatelo lo 0-0, Ale. No, però mi gioco il fatto che la Juve di Thiago Motta da sempre pensavo che Thiago Motta fosse uno che 3-0, 3-0 sempre all'infinito. No, sempre è stato uno che alla fine è molto corto nei risultati. E il come ci arrivava. Non sta piacendo, non piacerà, leggerò già robe e il nuovo Sarri, perché alla fine anche lui, prime difficoltà, Fiorentina-Juve 0-0 alla terza di campionato, me lo ricordo, ma che sono scemo, 4-3 con Napoli ci si vinse, perché fece Dio Bono 3 gol in Napoli di Ancelotti, dai, ecco come è partito anche Sarri, vabbè, dai, con Ronaldo squadra che fa 40 gol, appunto, questo non ce l'abbiamo, ci abbiamo uno che... Io gli auguro 20, ma rimangono dei problemi. Vlahovic non si misura con i gol, si misura con quello che fa in queste partite. C'è da lavorarci, poco da fare. Bello.